Sono sempre stati gli uomini che hanno comandato, non è stata una cattiveria, ma erano così in quel periodo. È ora che cambiano i tempi. Noi donne abbiamo anche girato con la rivoltella nella tasca interna. Quando siamo andati a prendere i soldati si arrendevano volentieri, e anche se non potevo dire io cosa volevo fare, seguivo il volere degli altri partigiani. Se gli spari al cuore, muore, ma ai piedi difficilmente succede. Non potevi avere delle grosse amicizie, non potevi parlare. Seruta su una sedia ci sono stata solo quando ci facevano la visita di pidocchi. Nella mattina sono arrivate donne da tutta la città di Imola e dai dintorni, ammontando a 500-600 circa. Inizialmente sono intervenuti polizie e carabinieri per cercare di placare la rivolta con le autopompe dei vigili del fuoco, ma le donne hanno deciso di tirare l'acqua verso le autorità. Con l'arrivo dei militi fascisti, la situazione è precipitata hanno aperto il fuoco e hanno sparato sulla folla, ferendo molte di loro, alcune anche in modo grave. Poi il caos totale chi le difendeva, chi cercava di aiutare i fascisti, che nel frattempo erano stati assaliti dalla massa popolare. L'arrivo dei soldati tedeschi, che hanno sfollato la piazza, ha fatto terminare definitivamente la manifestazione. Quando arriva in ospedale, la vidi morta, a causa di un colpo di pistola. Mi ricordo come se fosse ora gli ultimi istanti e le ultime parole pronunciate da mia madre. Lei era una donna da ammirare, un'ispirazione di coraggio. Con angoscia e disperazione vi racconto la causa della morte di mia madre, Livia Venturini. Stava scendendo in piazza d'Imbola insieme ad altre donne per chiedere la distribuzione dei grassi, che ormai non ricevevano da mesi. Purtroppo venne fucilata dalla paura dei brigatisti neri e dalla vigliaccheria. Fui sempre vicino a mia madre in quei 40 giorni successivi al suo fuorimento mortale, avvenuto in quel punto della piazza centrale di Imola che non dimentico mai di guardare quando vi passo davanti. In quei tristissimi 40 giorni di agonia mio padre veniva spesso a trovarci, sempre di notte, per sfuggire all'agguato dei brigatisti neri di sorveglianza nei dintorni. Sono stata forte, devo ammetterlo. Sono riuscita ad andare avanti nonostante dovessi convivere con il peso del dolore, dell'angoscia e del silenzio dei pensieri che da ormai da qualche tempo non occupavano più la mia mente. Sono stata anche fragile, fragile come una bolla di sapone che appena arriva il vento scoppia. Da allora ho sempre fatto l'attività politica, partecipavo alle riunioni, alla diffusione della stampa, alle scritte sui muri, all'assistenza delle famiglie. Posso dire di essere stata molto fortunata ma sono sempre stata anche molto prudente. Andavamo a organizzare le donne in tutto il compensore, sempre in bicicletta, perché non c'era altro mezzo che quello. Oltretutto, era anche tutta scassata e senza copertoni, perché si aveva paura che i nazisti la portassero via. Andavamo a Bologna a prendere le direttive per fare le riunioni, passando da Castenaso. Si doveva attraversare il fiume in mezzo all'acqua. In primo luogo portavamo le biciclette. Infine portavo Nella sulle spalle perché non si bagnasse i piedi. Era tornata dal confine, tanto malata. Quando arrivò il giorno della liberazione, fu la gioia più grande di tutta la mia vita. Fui riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dal 10 settembre 1943 al 14 aprile 1945. Era la speranza il loro pane quotidiano. E più la vita continuava ed era dura, più loro continuavano a rattoppare ogni ferita con la speranza. Sulle braccia la speranza di essere forti, sulle gambe di continuare il loro cammino verso la libertà, in testa la speranza di vincere e nel cuore la speranza di poter amare di nuovo, più forte e più a lungo di quanto mai avessero amato. Finalmente la vita, finalmente si ritorna alle vecchie abitudini, finalmente la guerra è lontana, finalmente Imola è libera. Il lavoro incessante e faticoso, i continui bombardamenti e le morti, il non poter reagire e vivere normalmente. Ormai tutto è finito. Nonostante gli ultimi tempi assai duri, il destino ci ha dato ragione, e ieri mattina, il 14 aprile, le campane hanno iniziato a fare festa in tutta Imola, mentre i compagni armati inseguivano i soldati tedeschi in fuga. Oggi invece tutto è diventato ufficiale, con la folla in piazza che, piena di gioia, acclamava l'arrivo del battaglione libero, dei partigiani della 36 Brigata Garibaldi Bianconcini, i nostri liberatori.